Napoli starebbe considerando l'acquisto di Yakup Kaur, ma un trasferimento in prestito sembra improbabile. Secondo tuttomercatoweb.com, l'Arsenal, che aveva investito circa 25 milioni di euro per il difensore polacco nel gennaio 2023, non intende cederlo temporaneamente. In realtà, anche una cessione definitiva rimane incerta, poiché finora nessun club ha avanzato un'offerta che soddisfi la richiesta dei londinesi, stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro. Kaur già nel mirino della Serie A. Già lo scorso anno, il Milan aveva mostrato interesse per Kaur, ma l'Arsenal, impegnato nella corsa per la Premier League, decise di trattenerlo. Per il club di Arteta, cederlo oggi significherebbe perdere una valida alternativa per la difesa, in particolare come sostituto di Gabriel Magalhães, anche se Kaur non ha mai trovato uno spazio stabile da titolare. Quest'anno, infatti, il difensore ha collezionato solo pochi minuti tra Champions League ed Europa League, oltre a due partite complete in Coppa di Lega inglese. Perché l'Arsenal, dopo aver investito circa 25 milioni di euro nel gennaio del 2023, non ha intenzione di farlo andare via a titolo temporaneo. In realtà non è detto nemmeno che i Gunners possano cederlo in via definitiva, ma fino ad ora non è ancora arrivato nessuno con i circa 20-25 milioni che i londinesi chiedono per il difensore polacco, si legge.